tornate sul mio canale. Allora, come avevo chiesto nel video dove facevamo insieme queste unghiette, ho ricevuto tante richieste per il refill, quindi ora che ho un pochino di tempo vi faccio vedere come procedo. Allora, possiamo andare in due metodi diversi. Il primo è semplicemente tenendo la lunghezza, abbassando un pochino la struttura, ok? Ma veramente di poco. Quindi andiamo a rimuovere il colore. Eliminiamo lo scalino della ricrescita e procediamo con gel, acrygel, quello che vogliamo. Il secondo metodo è andare completamente a rimuoverle. Se sono in gel solitamente sono solubili, anche queste, perché comunque essendo plastica con l'acetone viene via, altrimenti tranquillamente possiamo andare con la fresa, ok? Io vado a rimuoverle, quindi accorcio e rimuovo. Rimuovo anche la lunghezza lasciando solamente la mia unghietta naturale. Per ora va bene così, tanto poi rifinisco tutto con la lima. La punta, ragazzi, so come lo chiederete, è quella di Passione Unghie, la Raptor. Comunque lascio un pochino di struttura perché io sto facendo un refill, eh? Vedete che non ho tanta ricrescita perché queste unghiette avranno più o meno 2 settimane, ecco. Ok, mi fermo adesso qua. Ragazze, una volta che ho abbassato la struttura e accorciato le unghiette, vado a tirare indietro le cuticole con il mio spingicuticole e poi andrò a sistemare un pochino meglio la forma. Quindi non ho grandi, diciamo, problemi di cuticole. Vado giusto delicatamente a tirarla indietro e con una lima gli do già un pochino la forma. Poi con la punta, questa qua è di Emotion Nails, vado a farmi bene tutto quanto il giro cuticole, ovviamente i giri molto bassi, ok, vado prima da un lato e poi dall'altro, sposto bene indietro le cuticole e mi apro bene il vallo laterale. Ok ragazze, sono andata a perfezionare anche la forma e col mandrino grana 240 vado ad opacizzare tutta quanta la superficie a giri veramente bassissimi. Vado soprattutto ovviamente sulla parte della ricrescita, ma la passo anche su tutta l'unghietta in modo da uniformare la struttura. Tolgo bene tutta la polvere con la mia punta, anche questa presa su Emotion Nails. Avete lo sconto del 15% con il codice Macolina 15 sul sito di Emotion Nails. Comunque ragazze, guardate sempre l'info box che trovate tutti i miei codici sconto. Perfetto, se voglio posso andare anche a spruzzare un pochino di cleaner e poi passare la punta. Una volta opacizzate le unghiette, vado con il cleaner 3 in 1, sempre della Fashion One Global, io uso sempre lui. E se volete, anche sulla Fashion Global ho il 10% di sconto, trovate il codice sempre giù nell'info box. I prodotti comunque già di per sé non sono assolutamente costosi, ragazze, quindi anche il cleaner è super conveniente, ve lo straconsiglio. Ok, adesso vado con i preparatori, quindi Nail Prep su tutta l'unghia. Se vogliamo anche solo sulla ricrescita non fa niente, se però va su tutta l'unghia
anche qua non succede assolutamente nulla, ragazze. Perfetto. E poi vado a mettere il primer non acido, che vado sempre a scaricare su un pad, perché se ne mettiamo troppo il prodotto invece che aderire andrà a scivolare via. Quindi andiamo sempre a tamponare l'eccesso e lo vado a mettere principalmente qua, quindi dove ho l'unghietta naturale. Sto attenta a non avvicinarmi troppo al giro cuticole. Adesso per la struttura vado ad utilizzare la base rubber Base Coat Strong, sempre della Global Fashion. Lei, ragazzi, ha un'aderenza pazzesca, ve la straconsiglio. È sempre con lei che sono andata ad attaccare le mie tip e, come avete visto, zero sollevamenti. È come una colla, è micidiale, soprattutto se avete un ghetto un pochino difficile che non vi dura alcuna base. Io ve la straconsiglio lei. Vado a smalto. Diciamo che non devo andare a fare una grande struttura, uno perché di ricrescita ne avevo relativamente poca e due ragazze perché la lunghezza è contenuta, non è un'unghia troppo lunga. Quindi inizio ad andare a smalto, vedete anche l'unghia lateralmente, ok, non ha bisogno di tantissima struttura. Quindi quello che vado a fare è prendere una piccola quantità di prodotto, la metto qua, la spingo vicino alla zona di cuticole e tiro giù, di modo proprio da andare a riempire quella zona. Capovolgo l'unghia e la tengo un pochino a testa in giù. Posso anche tranquillamente aiutarmi con un pennellino fine, controllando appunto il riflesso, che deve essere assolutamente perfetto. Controllo anche l'unghia lateralmente, qua mi manca un po' di prodotto, quindi me lo mando. Nel frattempo comunque la tengo capovolta così che non mi sporca le cuticole o altro, anche se come base è veramente diciamo densa, non è liquida, quindi è proprio perfetta per questo metodo. Vado ad utilizzare il pennellino e mi porto leggermente il prodotto anche sul lato. Ok, vedete, il riflesso deve essere perfetto. Controllo anche da questo lato e posso andare in lampada. Perfetto, sono uscita dalla lampada. Vi mostro un'altra unghietta. Ragazzi, scusate se vedete che mi muovo un po' male, ma sto utilizzando comunque la sinistra. Vedete? A smalto su tutta l'unghietta. Qua ho sporcato. Ok. E vado a riempire un pochino la zona di ricrescita. Vedete lateralmente che ho uno scalino? Io vado con poco poco prodotto a riempirlo. Posso anche appunto lasciarlo così, che lui si vada ad adagiare perfettamente, oppure mi aiuto col pennellino. Vedete, me lo sposto proprio. Sia da un lato che dall'altro. Ed ecco l'unghietta lateralmente. Controllo sempre il riflesso. Perfetto, ragazze, ho fatto tutte le unghiette. Vedete il riflesso della lampada? Deve risultare perfetto, così possiamo capire che il prodotto è stato steso in modo omogeneo dappertutto. Adesso possiamo andare a procedere con il colore. Vado a stendere a monocolore il Black Extra, che è l'SP 135 di Passione Unghie. Vado a fare passate molto molto tirate, perché altrimenti, ragazzi, ho problemi di polimerizzazione. Come sempre, spingo il colore fin dove arrivo. Poi mi aiuto al massimo con un pennellino fine, ragazze.
Se sporchiamo, con un bastoncino d'arancio andiamo a ripulire la pelle. Già il nero, ragazze, stese con la mano dominante è difficile, immaginate con la sinistra. Ok, adesso perfeziono con un pennellino sottile, ma sempre con poco prodotto. Ho finito di stendere a monocolore nero, adesso vado a sigillare mignolo e anulare con il Top HG di Emotion Nails. Invece per il medio e l'indice poi vi faccio vedere cosa andrò a fare. Sigillo bene, ragazze, mi raccomando. Capovolgo anche qualche secondo qua la mano col lucido, di modo che si livelli perfettamente e il riflesso sia perfetto. Vado su il pezzo della cartina a mettere un pochino sempre di sigillante, quindi l'HG di Emotion Nails, e lo vado a mischiare con un pochino di Stardust Silver, questa qua è di Moira. Guardate che meraviglia! E ne metto un pochino, non troppo, ragazze, andate sempre per gradi, perché non voglio un effetto che mi copra tutto il nero. Vedete? Ma semplicemente vi faccio un pochino di zoom. Ok, semplicemente appunto un effetto glitterato, quasi come un cielo stellato. Vado col pennellino, vi mostro l'effetto. Non so se si riesce a vedere, ma danno un effetto proprio di stelle, che sul nero spicca ancora di più. Quindi lo vado a stendere uniforme sia su medio che su indice, ed eccole qua, ragazze, queste qui sono le unghiette terminate. Vedete che ho fatto proprio l'effetto molto leggero con pochissima polvere, di modo che non mi coprisse la base. Quindi io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto, lasciate un like se è così e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.